Ciao ragazze e ragazzi, benvenuti nel mio nuovo video. Allora, dicono le previsioni del tempo che domani arriverà un caldo bestiale qui da noi. Allora io ho iniziato, diciamo, a riordinare, a sistemare il balcone, perché da domani in poi, sicuramente con 30 gradi che farà, io praticamente starò un'intera giornata sul balcone. Ovviamente non vedo l'ora, ragazzi, che arriva il 18 maggio, semplicemente perché andiamo a lavorare di nuovo, grazie a Dio, Signore Onnipotente. Oh, mamma mia, stare in casa significa veramente uscire veramente pazzi, pazzi veramente. Vabbè, dopo 2 mesi e mezzo, grazie a Dio, insomma, voglio dire, è questo. Allora, io stamattina ho cercato di fare un pochettino qualcosa, adesso vi faccio vedere come ho sistemato, come, diciamo, ho messo tutte le cose a posto. Ho piantato anche alcuni bulbi che avevo, alcuni sono nati, alcuni ancora no. Vi faccio vedere tutto quanto. Veramente bellissimo, sono contentissima, perché così almeno, voglio dire, stare fuori fino a tardi, fuori dal balcone, è piacevole. Comunque io ho le poltroncine, ho il divanetto, anche se è molto ristretto, molto piccolino, non vi aspettate chissà che cosa, però insomma in quei pochi metri devo dire che insomma sono molto soddisfatta. Ovviamente non ho giardino perché abito ad un secondo piano, quindi non ho lo spazio, diciamo, esterno, però casa mia mi piace tantissimo, anche perché l'ho sistemata come volevo io. Avevo fatto se andate a vedere nei miei commenti, nei miei video giù, c'è una visita breve in casa, ma qualche altro giorno la devo fare di nuovo. Adesso andiamo a vedere però il balcone, come l'ho sistemato. Ragazzi, adesso vi porto a fare un tour sul mio balcone, vi faccio vedere. Allora, partiamo da qui. Allora, qua ovviamente c'è il balcone, la finestra. Appena si esce si trova la caldaia. Qui ho messo delle piantine, anche se qua ancora non c'è niente. Qua c'è il mio meraviglioso giglio che mi ha regalato la mia nonna. Qui ho piantato il pino, guardate, è un pochettino, non so come, devo metterci un po' d'acqua. E poi da qui c'è lei, ovviamente. Ci sono i divanetti, c'è il divanetto, c'è la poltrona e il divanetto. Questi cuscini ovviamente li ho fatti io. Lei qua, dove vai? Quindi qua, qui invece, guardate attentamente qua, questo mobiletto l'ho dovuto togliere da dentro perché non mi entrava, e ci ho messo, diciamo, una piccola, oddio, una cosa qui poggiata giusto per non fare vedere, diciamo, la parte di sotto. Ci ho messo questo che me l'ha regalato la mia cognata. E poi questo che l'ho comprato all'IKEA, infatti c'è dentro la candela, è bellissimo, raga, bellissimo veramente. Poi per fuori è meraviglioso, ma semplicemente perché anche se c'è vento, se c'è quel poco di vento, non mi spegne la fiamma, perché insomma ci sono i vetri qua. Che cosa vuoi? Dimmi, dimmi che mi stavi chiamando. Dimmi. Vuoi scendere? Allora, voi dovete sapere che lei non scende ancora perché c'ho paura, devo farla scendere io. Vieni che ti faccio scendere, vai. Ecco qua. Quindi qua c'è questo mobiletto, poi c'è l'altra portoncina qui. Questo poverino è andato a miglior vita, peccato, è morto. Vabbè, qui ho piantato oggi i bulbi. Qui infatti sono già nati, da come potete vedere, ma crescono a vista d'occhio. Allora, qui, ma dalla telecamera sembra che non c'è acqua, invece l'acqua c'è sulla terra. Vabbè, qua c'è quest'altra parte qua, dei bulbi, qua ancora non sono nati perché li ho piantati oggi, quindi stamattina li ho piantati. Niente, faccio vedere da così.
guardate. Ehi! Lei non si vede più adesso, da questa parte. Come vi dicevo, i cuscini li ho fatti io. Cioè, li ho fatti io, li ho cuciti io con la macchina da cucire. Ho preso la stoffa e ci ho fatto la, diciamo, fatto la parte, vediamo. Ecco, questa parte qua l'ho fatti così. E devo metterli perché sennò lei, guardate, è lei che mi morde tutto, mi morde tutto. Ma adesso mi vede qua a me, no? Guardate, guardate, è impazzita, è impazzita. Hai finito che gli abbiamo fatto vedere ai nostri amici, abbiamo fatto vedere il balcone dove noi da domani in poi staremo, perché dicono le previsioni che guarda, mi sta distruggendo tutto. Dicono che domani ci saranno più di 35 gradi. Speriamo, così staremo anche di sera qui. Ma che fa? Guardatela. Allora, la smetti? Vedi, ti faccio prendere dal lupo. Cioè, lei è talmente piccola, c'ha paura. Ok, andiamo, ce ne andiamo, andiamo. Ok, andiamo. Ok, ragazzi. Noi siamo ancora qui. Stiamo un po', oddio, si sta bene. Io ho messo questo, ma giusto perché ho paura di sto venticello. Ok ragazzi, il video si può concludere qui. Io vi ringrazio tantissimo come sempre. Se non vi siete iscritti sul mio canale, vi invito a iscrivervi in modo tale da non potervi perdere nessun altro video. Se riesco tutti i giorni cercherò di farlo uscire, ovviamente in tarda serata. Se vi è piaciuto questo video, diciamo questo tour sul mio balcone, lasciatemi un like e fatemi sapere se, insomma, devo fare qualche, non lo so, cambiamento in più, se qualcosa non andava bene da una parte e andava bene da un'altra. Insomma, accetto tutti i consigli che mi darete. Noi vi salutiamo e vi diciamo ciao al prossimo video. Ciao 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 ciao. Ciao!